Il salotto della civetta con Davide Pelanda. Bentornati a Yoga Mania, in realtà il salotto della civetta che si sta occupando di yoga, Yoga Mania appunto. Ci eravamo lasciati con quanto guadagna un maestro di yoga? Questa era la domanda dell'ultima volta. Vediamo nei dettagli. Negli Stati Uniti, ci dice sempre lo speciale Affari e Finanze di Repubblica del luglio 2021, lo stipendio base medio, sempre secondo finanzaonline.com, è di 30,46 dollari l'ora. Apprendiamo sempre da Repubblica che gli istruttori di Orlando, in Florida, prendono 47 dollari per un'ora di lezione, mentre a San Francisco la tariffa media si aggira sui 42,84 dollari e a New York il guadagno è di 41,47 dollari all'ora. È anche necessario considerare che i maestri, oltre alla gestione della palestra, devono sostenere delle spese di formazione che in totale si aggira dai 2.000 ai 6.000 dollari. In Italia, invece, la pratica dello yoga è seguita da circa 3 milioni di persone, scrive sempre lo speciale Affari e Finanze di Repubblica, tenendo però in dovuta considerazione che molti di questi sono autodidatti e che quindi non risultano annoverati nelle statistiche. Anche per un praticante non esperto, non solo è possibile, ma necessario utilizzare la meditazione per coltivare una salute stabile e un'attitudine mentale ispirata e di successo. Su questo concordano gli antichi insegnamenti dello yoga e la moderna neuroscienza. Le emozioni positive attivano un metabolismo cellulare sano ed energetico. Le emozioni negative, al contrario, distorcono le attività biochimiche delle cellule e compromettono la salute degli organi interni. Per coltivare una emotività armoniosa e generare una salute stabile, è fondamentale creare reti neurali che sostengano schemi di pensiero e comportamenti costruttivi. A dire queste parole, per inciso, è Ram Ratan Singh, ovvero Claudio Martinotti, ma è con il suo nome spirituale che ama presentarsi. Aiuta da più di 18 anni i praticanti allo yoga di qualsiasi scuola e tradizione a conoscere e utilizzare il Kundalini Yoga per creare la salute e la vitalità che desiderano. Laureato in medicina e specializzato in chirurgia ricostruttiva, Martinotti nel 91, dopo 14 anni di pratica in numerose cliniche e ospedali, inizia a studiare Kundalini Yoga. La sua esperienza è così profonda e benefica che la visione di utilizzare questa disciplina come potente strumento di supporto alla normale pratica medica diventa il sogno della sua vita. Decide quindi di dedicarsi ed approfondire l'esperienza del Kundalini Yoga e ha la benedizione di studiare per 7 anni a diretto contatto col suo maestro yogi, Bayan. Nel 98 Martinotti lascia la professione di chirurgo e diventa insegnante di Kundalini Yoga, formatore di insegnanti e yoga terapeuta, e viaggia costantemente in Italia e in Europa per tenere corsi di formazione per insegnanti e workshop di yoga e salute. Nel 2006 inizia il progetto Yoga e Salute per insegnare al più largo numero di persone possibile come utilizzare il Kundalini Yoga per vivere una vita sia felice e ricca di significato. E anche oggi questa puntata del Salone della Civetta su Yoga Mania è conclusa. Io sono Davide Pelanda, vi dà appuntamento su Caffè Italia Radio alla prossima puntata, dove parleremo dello yoga nel mondo cristiano, nel mondo islamico e nel mondo ebraico. Il salotto della civetta con Davide Pelanda.